Siamo qui per dare un'occhiata agli incredibili giochi che arriveranno su Xbox questo settembre. Le cose di cui parlare sono tante, ma non possiamo che partire da un titolo in particolare. Sempre che non viviate fuori dal mondo, anzi dalla galassia, avrete forse sentito che Starfield sarà aggiunto a Game Pass già il giorno del lancio, ovvero il 6 settembre. È un RPG d'azione di portata galattica, è uno dei giochi più importanti del 2023, è un nuovissimo franchise di Bethesda, è un'epica space opera, è un mondo immenso, pieno di personaggi affascinanti da incontrare e missioni da intraprendere. È uno sparatutto in prima persona con un vasto arsenale di armi fantascientifiche, è un gioco in cui puoi anche dedicarti esclusivamente al furto di panini. Proprio come Barbie, Starfield è tutto e non vediamo l'ora di iniziare a esplorare le mille opportunità offerte da questo gioco incredibile. Chiaro, una volta uscito avremo molte cose da dirvi e un sacco di consigli per aiutarvi a sopravvivere nello spazio profondo, quindi mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella delle notifiche. Se siete fan di He-Man e She-Ra, vi lancerete su MythForce il 12 settembre. Questo coloratissimo roguelike è ispirato ai vecchi cartoni animati del pomeriggio e vi trasporterà in un mondo di castelli, draghi e fantasia. I combattimenti in prima persona si preannunciano intensissimi. Dovrete farvi strada a colpi di spada per raggiungere il malvagio signore dei vampiri e se giocherete in modalità cooperativa online potrete arruolare altri 3 coraggiosi avventurieri. E MythForce vi sorprenderà di continuo perché il castello cambierà ogni volta che lo prenderete d'assalto. In passato, la serie di Bomberman ci ha regalato ore e ore di divertimento multigiocatore davvero esplosivo e dal 13 avremo finalmente una new entry. Super Bomberman R2 prevede tutte le modalità classiche del gioco, che vi permetteranno di correre qua e là sganciando bombe a piacimento. E grazie alla funzionalità multipiattaforma ci sarà sempre qualcuno da far saltare in aria, cosa che tornerà particolarmente utile quando dovrete trovare altre 63 persone con cui partecipare a un caotico round di battaglia 64. E c'è anche un'esaltante novità, la modalità castello, in cui i giocatori vengono divisi in 2 squadre e si affrontano in un frenetico assedio. Dopotutto è così che si fa amicizia online, no? Se quest'estate non siete andati da nessuna parte, non temete! The Crew Motorfest vi trasporterà sulla soleggiata isola hawaiana di Oahu. È un viaggio che i fan di Forza Horizon non vorranno perdersi perché il terzo capitolo di questa serie di guida è incentrato su un festival locale stracolmo di eventi automobilistici a cui partecipare. Ma se mai vi andrà di rallentare e godervi il paesaggio, potrete ammirare le bellezze naturali delle Hawaii su Xbox Series X con la fantastica risoluzione 4K Ultra HD. Insomma, a qualsiasi velocità vogliate andare, The Crew Motorfest vi regalerà un'esperienza di guida davvero perfetta quando scenderà in pista il 14. Dopo aver conquistato il mondo dei giochi da tavolo e per PC, Gloomhaven ha tatticamente pianificato una versione per console che uscirà il 18. Gloomhaven è un RPG tattico in cui il giocatore deve guidare una gilda di mercenari impavidi alla caccia di tesori e mostri. Per sconfiggere i secondi avrete bisogno di tutto il vostro ingegno. Per vincere le battaglie a turni dovrete letteralmente giocare bene le vostre carte. Sia che siate fan sfegatati della versione da tavolo o semplicemente appassionati di giochi di ruolo fantasy alla ricerca di una nuova grande avventura, quella di Gloomhaven è la gilda che fa per voi. Dobbiamo controllare se quest'anno il Natale cade in anticipo, perché il 19 settembre vedrà arrivare direttamente su Game Pass un'altra grandissima novità, Lies of P. Se siete amanti di Elden Ring e Dark Souls, questo nuovo titolo è per voi. Questa avventura dark fantasy trasforma la storia di Pinocchio in un brutale Souls-like steampunk, in cui il vostro amato burattino affronta macchine malvagie in cruenti combattimenti ravvicinati. È una rivisitazione davvero creativa. Se volete farvi un'idea di cosa vi aspetta, potete già provare la demo di Lies of P o guardare i nostri video di suggerimenti. Se l'avete già provato e avete dei consigli da condividere, scriveteli pure nei commenti. Mortal Kombat 1 è un reboot next gen che prende la classica serie per la collottola e la trascina a forza nell'era di Xbox Series X e S. D'altra parte, da Mortal Kombat mica ci si può aspettare modi gentili. Questo nuovo capitolo vanta un cast di personaggi classici con cui prendere a botte i vostri amici e altre facce famose arriveranno col primo pacchetto DLC del gioco. Chi vincerebbe un combattimento, Scorpion o Omni-Man? Stiamo per scoprirlo. E se ora vi prodono le mani, ecco a voi una lista di titoli che già vi aspettano su Game Pass. Cominciate ad allenarvi con le fatality su Mortal Kombat 11.
Injustice 2 trasforma la formula di Mortal Kombat con una bella dose di superpillole. Caos e violenza continuano su Bleeding Edge. Gli abbonati a Game Pass Ultimate potranno regolare i conti su Fight Night Champion grazie a EA Play. E quando i pugni proprio non bastano, Naraka Blade Point vi permetterà di affettare gli avversari online. Se preferite i giochi di combattimento un po' più assurdi, allora occhio, è in arrivo Party Animals. Non fatevi ingannare dai loro teneri musetti, sono pericolosissimi. Questo picchiaduro ragdoll, che arriverà su Game Pass il 20 giorno del lancio, vi consentirà di prendere a botte gli amici nei modi più ridicoli ed esilaranti, vestendo i panni di animali dalla scarsa coordinazione fisica. Ci abbiamo giocato a Gamescom e ci è piaciuto moltissimo, quindi ecco a voi un'anteprima del gameplay. Con la sua grafica coloratissima, l'assurda fisica ragdoll e il caos assoluto che lo caratterizza, Party Animals farà felice chiunque si sia sconfisciato con Human Fall Flat. Con il suo incantevole stile artistico, Rin The Last Child si preannuncia un'esperienza davvero magica. Questo Metroidvania a scorrimento laterale, in arrivo il 21, si svolge in un mondo di dei antichi e nuovi, in un periodo di transizione un po' turbolento. Per superare quest'epoca difficile dovrete imparare a usare una vasta gamma di talenti magici. Gli incantesimi elementali a vostra disposizione sono altamente personalizzabili, con oltre 7.000 possibili varianti da usare in battaglia. E a giudicare da alcuni dei nemici che incontrerete, forse vi serviranno proprio tutti. Il team di Payday si prepara a dare un bel morso alla grande mela, perché il terzo capitolo di questo popolarissimo sparatutto cooperativo è diretto a New York. Ed è pure diretto al Game Pass il giorno del lancio, tra l'altro. In ogni rapina potrete scegliere nel dettaglio le vostre azioni, entrare in modo rumoroso o silenzioso, prendere ostaggi o creare un diversivo, pianificare l'intera operazione in anticipo o improvvisare. Qualsiasi cosa scegliate, Payday 3 vi promette un'esperienza ricca di azione, in arrivo il 21 settembre su Xbox Series X, S e PC. E già che ci siete, provate a indovinare il nome di questi altri ladri famosi del mondo videoludico. Il motel di El Paso, Elsewhere, è un po' come l'Hotel California della canzone. Fare il checkout è facile, ma andarsene è un altro discorso. Anche perché il sotterraneo si è improvvisamente riempito di piani abitati da mostri assassini e signori dei vampiri. Dubito che la canzone parlasse di questo. Comunque, è un gioco d'azione incredibilmente coinvolgente, un'odissea neo-noir in cui vi cimenterete con un tuffo a rallentatore dietro l'altro. Con le sue stanze piene di oggetti da distruggere a colpi di pistola e una colonna sonora hip-hop originale, El Paso diventerà una meta imprescindibile il 26 settembre. Se vi manca la vostra carriera di costruttori a Portia e cercate una nuova meta per il vostro talento artigiano, My Time at Sandrock vi aspetta il 26. Questa volta vi trasferirete in un villaggio in mezzo al deserto con un'atmosfera da selvaggio west. C'è un enorme cast di nuovi personaggi con cui fare amicizia mentre girovagate in questo sabbioso open world, e se incontrerete qualcuno che non ha voglia di parlare, potrete sempre cogliere l'occasione per provare il nuovissimo sistema di combattimento che mescola sparatorie a frenetiche mosse di corpo a corpo. Il soggiorno a Sandrock sarà indimenticabile, sia per chi ama costruire che per chi ama distruggere. In pratica, Paleo Pines è Jurassic Park, solo che i dinosauri sono tenerissimi e meno assetati di sangue. In questo gioco potrete gestire un ranch pieno di dinosauri amichevoli. Attiratene di nuovi con il flauto che ne imita il verso e poi conquistate il loro cuore accarezzandoli. Questo gioco è di una tenerezza infinita. Ci sono tantissimi dinosauri diversi con cui fare amicizia e perfino un gruppo di bizzarri abitanti da conoscere, e nessuno verrà fatto a pezzi dai Velociraptor, giuri in giurello. Gli sviluppatori di Dragon Quest sono tornati con uno spettacolare gioco di ruolo d'azione intitolato Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, in arrivo il 28. Con il suo stupendo stile ispirato agli anime, questo titolo vi permetterà di ricreare le scene più famose del manga mentre Dai e i suoi amici affrontano l'esercito delle tenebre. Per fortuna avrete l'occasione di affinare le vostre abilità in combattimento attraversando più di 100 diverse combinazioni di stanze nel dungeon infinito, che vi presenterà nuove sfide ogni volta. Gli utenti Xbox hanno già avuto la possibilità di sfrecciare in questo magico regno grazie alla versione in accesso anticipato di Disney Speedstorm, ma il salto di qualità è previsto con il rilascio della versione completa il 28.
Questo gioco gratuito di corse in stile arcade mette l'uno contro l'altro alcuni dei personaggi Disney e Pixar più amati, che sfrecciano nei luoghi più famosi dei film, lanciandosi addosso armi di ogni tipo. È una violenza da cartoni animati davvero degna di Looney Tunes. Con un'ottima selezione di percorsi, personaggi ed elementi cosmetici già disponibili al momento del lancio e altri previsti in seguito, Disney Speedstorm punta di sicuro al podio. Per finire c'è l'arrivo di Cocoon, che dal 29 ci darà parecchio filo da torcere. Se vi sono piaciute le prospettive mutevoli e i surreali rompicapi di Superliminal e Maquette, Cocoon è il gioco perfetto per mettere di nuovo alla prova la materia grigia. Questo puzzle game onirico è composto da mondi concentrici. Ogni livello è contenuto in una sfera luminosa che il protagonista si porta in spalla. All'interno di ogni sfera troverete strane tecnologie aliene da usare per aprire porte, risolvere problemi e fare un po' di tutto. Esplorando sbloccherete l'abilità segreta della sfera, trasformandola in uno strumento indispensabile che potrete utilizzare all'interno di altre sfere. Sbaglio, la parola sfera comincia a non avere più senso? In ogni caso, anche Cocoon arriverà su Game Pass il giorno del lancio. Night City diventerà molto più interessante con l'uscita dell'espansione Phantom Liberty il 26. D'accordo, è già piuttosto interessante adesso, con tutti quei cyber-rocchettari anarchici, eccetera, ma questo nuovo capitolo aggiunge una sezione completamente nuova da esplorare, nuovi personaggi da incontrare e delle armi tutte da collaudare. Inoltre, molti dei cambiamenti della nuova versione 2.0 saranno aggiunti gratuitamente al gioco base, pochi giorni prima. Diciamolo, sarebbe bastato Starfield per rendere settembre uno dei mesi migliori dell'anno, ma con tutte queste altre incredibili novità in arrivo, spero davvero non finisca mai. Ciao!